Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Link, in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi inizia la prima parte del capitolo finale. Ci sarà un'altra parte, poi i crediti. Ovviamente ci sarà anche un altro capitolo, ma quello lo faremo poi. Vedremo più avanti come si svolgono le cose. Intanto, cominciamo. Komo-san fa... Jibayan è lo stesso. Probabilmente sono ancora giù di morale, sì, perché... hanno appena perso i Red Blasters, sono stati squalificati per non aver partecipato. Ma c'era una minaccia più grande da affrontare, brontolante, che è stato davvero difficile, davvero il primo boss difficile da affrontare. Per la squalifica dei Red Blasters, scommetto. Sì, la questione è molto seria. Attenzione, ehi. Ah, questo suono non l'avevo mai sentito prima d'ora. Questo suono è l'SOS Blasters! È un codice d'emergenza solo per situazioni estreme! Che cosa? Come fai a saperlo, Levina? Non ha importanza! Comunque deve essere successo qualcosa di serio! Truppa, un'emergenza! Al centro di comando, ora! Vai vai, ok, Watch Blasters! Già. Abbiamo un SOS Blasters, l'ho localizzato. L'allarme proviene da Valdoro Centro, signore. Valdoro Centro? Ma è il luogo in cui si stanno svolgendo le finali del torneo Red Blasters. Vero? Controllo le riprese del torneo per sicurezza. Wow, che bello. Tutti quanti KO. Per mille giravolte, è tutto ok? Tipo, ti sembra che stia, che tutto vada bene lì, Komo-san? Ci sono solo le squadre veterane che hanno vinto il torneo lì. Ma quindi, perché? Eppure hanno inviato l'SOS Blasters. Forse hanno bisogno d'aiuto, che pensate di fare? Che domande, ne aiuteremo. Truppa a Valdoro Centro! Ecco, io avrei tutta la squadra super potenziata, quindi... se permette andrei a combattere contro Charla Terrore, perché Charla Terrore è quella che mi dà i punti extra. È andata. No. Ok, Laura l'ho fatta andare via, l'ho tolta, quindi andiamo in missione, va, senza Aura. E l'ho fatta andare via. Preferisco farla senza, tanto non serve a niente. Ok. Ma dove sono finiti tutti quanti? Non lo so. Shogunen è sotto attacco all'ingresso della sud della stazione, quindi qua, eccolo. Ok, l'ingresso sud è qua. Dai, prima che si finisca, ok. Mamma mia, se picchiano questi, Picchiano forte e duro, Budino soffiato. Vabbè, sono infiniti. Un altro? No, ok, posto così. Grazie infinite per il vostro aiuto. Bene, il prossimo dov'è? Al rapporto, c'è bisogno di aiuto all'ospedale Fortuna. Allora qua su. Ecco su, mi pare. A nord-ovest, presto. Eccolo! Cavoli, però perdono un sacco di punti. Quanto sono forti sti budini soffiati? Ah, proprio tu sei sotto attacco! Tu che ci stavi sbeffeggiando perché la nostra squadra non era abbastanza forte, Mannaggia a te, velenotto. Solo perché sei il mio preferito ti va bene, Se no te le darei di santa ragione. E vai via. Che brutto aspetto, Go. Mi vergogno. Il resto lascialo a noi. Grazie, amici miei. Il prossimo? Ok. Avete sentito? La prossima destinazione è passeggiata a brezza di mare. Si trova a sud-ovest, quindi di qua. Non è il mare. Ah, no, non è il mare, no. Spero di arrivare in tempo. Cavoli, Kyuubi se perde i punti. Anche Kyuubi è quello che ci stava deridendo perché non siamo forti. Mannaggia. Mannaggia a te, Kyuubi. E quanti ne compaiono? Ok, vai via. Ok. Non avevo bisogno del vostro aiuto in realtà. Ah, quanta umiltà. In effetti. Truppa, c'è bisogno del vostro aiuto all'ingresso nord della stazione nord. E che cavolo? Come ci arriviamo da lei? È impossibile. Siamo troppo lontani. Siamo appena arrivati in tempo.
Mannaggia voi. Ecco qua. Lasciatela stare. Ecco qua. Spoilerargli qualcosa, spoilerina, così almeno se ne vanno. A posto, andati. Ancora, ancora e basta. Eccomi uno spoiler come ricompensa. Leoforti va a tendere la spiaggia delle onde ruggenti. Vabbè, questo lo so dov'è, però cavoli, quanto stanno lontani. Ma sti yokai non è che sono tanto forti, eh. Dico, non i budino soffiato, ma questi delle altre squadre blaster sono un po' delle mezze tacche, eh. Ah, obiettivo completato, wow. Avete salvato tutti, sembra. Bravi. Mi sono riconoscente, qualcuno ha rischiato tutta la mia forza. Ma questo, ancora questo problema. Beh, ora tornate indietro. Allora che succede? Oh, bene, abbiamo salvato l'altra squadra blasters. A quanto dicono, qualcuno li ha privati della loro forza. Che sta succedendo? Ma che... Qualcuno si è inserito nella nostra linea di comunicazione, signore! Sofia! Fatti spalmare! Piacere di conoscervi, sono Panda Soffiata. Che razza di nome è? Sembra che la trasmissione venga dallo Yokai World. Forse vi coglierà un po' di sorpresa, ma ho un annuncio da fare. A partire da oggi il mondo appartiene a me. Ma chi si crede di essere? Finora tutto sta andando secondo i miei piani. Per prima cosa ho dato agli yokai i miei speciali marshmallow magici. Far impazzire un gran numero di yokai è stata la prima mossa. Oh no! È stato lui a trasformare i fratelli Noko in trisalamandra? Sì, a quanto pare. La seconda mossa è stata far allenare i blasters contro questi yokai. E far radunare al torneo quelli divenuti più forti. Infine ho ammucchiato tutta la loro forza per divorarla. Torneo, parli dell'incidente del torneo Rete Blasters. Quindi se non fossimo stati squalificati... Avrebbe divorato la nostra forza come con le altre squadre. Ci è mancato poco. Ne ho raccolto davvero tanta finora. E credo che l'abbiate capito ormai. Ostacolarmi sarebbe come affrontare tutti quanti i blasters. Vi consiglio di non fare resistenza e di sottomettervi senza tante storie. Soffia. Soffia. Bravo. Panna soffiata. Che spaventoso idiota. Ci assomigliamo come due gocce d'acqua, ma non ha né mio fascino né mio cervello. Non lascerò che quel folle faccia quello che vuole. Folle? Oh, mi sento mancare. Finora è andato tutto secondo il suo piano. Ma il suo piano non è perfetto. C'è un errore enorme nella storia di Panna Soffiata. Ha detto di avere la forza di tutti i blasters. Oh, cielo. Ma si sbaglia, ci sono ancora blasters in circolazione. Noi? No. Forza, mostriamogli di che passo siamo fatti. Mio! No. Ma credi che ci riusciremo a sconfiggerlo da soli? Ehi, Amplicamp. Non temete, spero che questo momento sarebbe arrivato. Così ho creato un'arma super potente per sconfiggere i super yokai. Oh, meraviglioso. C'è solo un problema. Ho tutti i pezzi per assemblarla. Ma ogni volta che tento di fabbricarla non funziona. È terribile. In casi estremi come questi c'è solo una cosa da fare. Andare nel futuro. Se la tecnologia attuale non è sufficiente, allora ci serve quella del futuro. Va bene. Oh, ti specchio potrebbe aiutarci, scommetto. Andiamo nel futuro, prendiamo quello che ci serve e torniamo. E poi completiamo l'arma che ci servirà per annientare Panna Soffiata, miau. Troppa, nel futuro, muoversi. Oh, nel futuro andiamo, che bello. Fammi vedere un po'. Ok. Vediamo un po' questo futuro. Blasters nel futuro. Ancora non esistono armi più potenti? I blasters viaggiano nel futuro. Proviamo, vediamo un po' che ci dicono. Ah, dovrei livellarli, ma... Stiamo bene. Interessante. Ma ha qua tutti quanti robot. Ovviamente. Kawabanga, perché? Ma Bicano... No, chi è quello? Cannonbot, come si chiama?
vattene. Ah, perché sto a punta nonno, boss, vabbè. Chi è? Ah, va. Come fanno robot? No, combatto. Quanto robot nuovo? Come si chiama? Dai, non riesco a sconfiggere. Oh, chi è? Ingranaggio futuristico. Quindi devo sconfiggere tutti gli yokai che mi separano davanti. Ok. Ok, un altro pezzo preso. Ah, ma sta con noi quello. Io pensavo che era un nemico. Eccoti qua, va da dietro, va. Non se l'aspettava, furfante. Il marrano. Quindi devo raccogliere 5 pezzi di ingranaggi futuristici per far funzionare. Draghetto. Eccolo un altro, 4. Eccolo, va, preso. Ah, ma continua all'infinito, allora andiamocene. No, perché penso... Vabbè, mo finiranno, dato che abbiamo tutti quanti gli ingranaggi. No, continua ad arrivare all'infinito. Bene, ce l'avete fatta. Ora dovremmo riuscire a montare l'arma per sconfiggere Panna Soffiata. Abbiamo molti componenti del futuro a Mastro Amplicamp, che sta già preparando a creare l'arma più forte in assoluto. E ci vorrà almeno mezza giornata per finire. Fino ad allora dovremmo fare come dice Panna Soffiata. Panna Soffiata a Valdoro Centro! Era ovvio che non sarebbe stato così facile. L'arma più potente in assoluto non è pronta, che facciamo? Al momento quasi tutte le squadre Blastoise sono fuori uso. Che situazione orribile, siamo gli unici in grado di muoversi. Fino a qualche tempo fa ce la saremmo data a gambe levate. Ma ora è diversa, non siamo più dei codardi. Difenderà tutti perché il mondo è il mio amico. È il momento degli Yokai Watch Blasters, miau! Ah, ne avete fatta di strada truppa. Eravate Yokai da 4 soldi e ora invece salvate il mondo. Che progressi, avete fatto passi da gigante. Ma stavolta la missione è molto più pericolosa delle precedenti. Concentrate le vostre energie e mettetecela tutta. Ma soprattutto tornate sani e salvi, è un ordine. Se ci riuscite, allora sarà giunto il momento. Il momento in cui sarete riconosciuti come Blasters in tutto e per tutto. Ricevuto, miau. Forza Blasters. Sì sì, però nel prossimo episodio. Va bene Cuggio, allora questo episodio termina qui. Domani c'è la resa dei conti contro appunto Panna Soffiata. Lo distruggeremo totalmente. Cioè, spero di farcela, perché comunque sia dovrei allenarmi ancora un po', quindi farò qualche missione extra, prenderò qualche sparone in più e livellerò la squadra almeno al 45. Tutti quanti devono arrivarci. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch Blasters. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.